Allora, per fare questo disegno vi occorreranno degli strumenti che potete trovare in qualsiasi cartolibreria. Basta semplicemente anche una matita e una gomma, non c'è bisogno di essere precisi, soprattutto per chi sta iniziando. Però vi voglio far vedere quello che utilizzo io. Allora, io utilizzo questa, che è un portamine, una matita, che va appunto con questo tapino, permette di allungare la mina quando bisogna appunto cambiarla, o per esempio se si spezza all'interno, basta premere e esce la mina. Quindi io utilizzo questa che è da 20 mm. Questa qui, mi pare che la mina sia una H o una KB. Che cosa vuol dire? L'H, quando c'è l'H davanti, è una mina dura, perciò quando disegniamo non vanno a crearsi sbavature. Non so se vi è mai capitato, quando magari disegnate, di sporcare il foglio a fianco. Le mine H vi permettono di non sporcare. Quindi è ideale quando voi, per esempio, dovete fare lo schizzo del vostro disegno, quindi ancora state iniziando il vostro disegno e dovete fare una base generale. Poi vi servirà una gomma da cancellare, semplicemente, e poi un'altra matita un po' più morbida. Questa è una 1-2B della Faber-Castell. Quando c'è invece il B vicino, la B, vuol dire che è una mina morbida, perciò questa vi combina un casino nel foglio. Quindi state attenti a quando la usate. Io la utilizzerò solo per le parti scure, che mi servono per capire dove io andrò a scurire, magari con la penna dopo. E la penna che io utilizzo è questa qui, della Koinor Fiber Professional 04, ed è nera. Cosa vuol dire 04? Che ha una grandezza di questa, di questo tanto qui, questa mina qui, mi permette di fare sia parti un po' più grossicce che un parti un po' più sottili. Innanzitutto ci serviranno appunto le basi co come ho spiegato prima, quindi vado a prendere la mia mina più chiara e comincio a tracciarmi le basi che mi servono per disegnare una ragazza, quindi come la voglio fare. Non dobbiamo essere precisi perché poi andremo a correggere, abbiamo la gomma per questo, quindi non vi preoccupate, se sbagliate potete ricancellare quante volte volete perché appunto state utilizzando la mina chiara. Questa è semplicemente la base che mi serve per capire le dimensioni del mio corpo. Un po' più giù vado a segnarmi il mento. E quindi poi vado a tracciare le mie linee del mento. Allora, continuiamo. Sposto il foglio più giù, così vedete meglio. Ok. Allora, da qua, quindi dal centro della nostra testa facciamo partire un asse che appunto determinerà il peso del corpo della ragazza, cioè quanto noi vogliamo farla equilibrata al centro oppure da un'altra parte. Per esempio, se la ragazza è appoggiata ad un fianco, noi cambieremmo questa linea, mentre se è dritta, appoggiata su tutte e due le gambe, la linea starà perfettamente al centro. No, non è vero. So benissimo che il corpo è spinto perfettamente verso il centro per questione di gravità. Quindi, che sia ad un fianco, appoggiato ad un fianco, che sia in ginocchio,
seduta, questa linea non cambia, deve essere sempre centrale. Dopodiché decido dove vorrei fare le mie spalle, quindi traccio una linea approssimativa. Stessa cosa del bacino. Delle ginocchia e infine qua dei piedi. Proviamo adesso piano piano a disegnare le parti. Quindi proviamo con il collo, dato che abbiamo vicino le spalle. E man mano che disegniamo le parti cancelliamo le righe. Ok, come potete vedere le spalle sono fatte. Ora abbiamo deciso che la nostra vite, quindi il bacino, sarà qui. Quindi proviamo a formare due specie di virgolette. Che poi andremo a ingrandire man mano che si farà il disegno. Adesso decido dove fare le braccia, perché anche la posizione delle braccia poi determina il disegno. L'altro braccio io lo volevo fare qui, dove appunto lei si terrà i capelli. Come potete vedere ci sta uscendo un pochino bene. Non era il gomito. Ok. Ora ci preoccupiamo anche delle altre forme, ovvero innanzitutto realizziamo il seno, quindi andiamo a realizzare il seno esattamente dove, senza preoccuparci di quello che abbiamo fatto. Quindi io vado a realizzarlo qui, in questo punto. Poi con una gommina, anche della matita che avete, vedete questa, potete andare a cancellare gli eccessi. Io allargo un po' il fianco perché la vedo un po' magrina e noi modelle anoressiche non ne vogliamo, quindi allargo un po' il fianco. Ok, qui modello meglio il braccio. Ok, e ora ci occupiamo delle gambe. Abbiamo deciso di fare qui le ginocchia, perciò noi creiamo una specie di curva verso l'interno. E ora qua, l'ultima parte, facciamo i nostri piedini. Ora il viso. Ora, disegniamo l'unico orecchio che ci rimane, perché poverina questo l'ha perso, no, non è vero. Qua lei si sta tenendo i capelli. Quindi noi che cosa facciamo? Ci spostiamo poco poco più su, di proprio un pezzettino, dove sarà il volume dei nostri capelli, quindi la totale massa di tutti i capelli insieme.
Quindi ora vado a inchiostrarlo tutto con la mia penna e ci vediamo tra poco. Quindi spero che vi sia piaciuto questo tutorial ragazze o ragazzi. Volevo dirvi che per seguire appunto passaggio per passaggio di nuovo questo tutorial, magari per non riguardarvi sempre il video, magari lo volete leggere, potete passare sul mio blog. Passare qui. Tanto vi lascio tutto nell'info box.